Umbertide sta per scrivere una pagina importantissima della sua storia. Dopo le elezioni del 10 giugno, infatti, gli umbertidesi saranno chiamati per la prima volta al voto per il turno di ballottaggio. E la sfida è di quelle epocali. Da una parte la coalizione di centrosinistra guidata dal candidato Paolo Avorio, dall'altra la coalizione di centrodestra guidata da Luca Carizia. E allora andiamo a sentire i candidati a sindaco in attesa di conoscere chi sarà il nuovo primo cittadino di Umbertide. Ciao Paola. Buonasera. Paola Avorio il 10 giugno ha ottenuto il 25,38% delle preferenze. Un commento su queste elezioni. Il primo turno ha restituito una immagine di una Umbertide attiva dal punto di vista democratico, che ha scelto di mettere la sua fiducia in liste sia civiche che non solo, che rappresentano un aspetto democratico della vita umbertidese. Io confido che in questo secondo turno queste forze democratiche sappiano coalizzarsi su di me e soprattutto sui valori e il programma che rappresento. Il 24 giugno gli umbertidesi torneranno alle urne per il ballottaggio. Perché dovrebbero votare Paolo Avorio? Perché credo di poter raccogliere dietro di me una serie di istanze civiche ma anche democratiche che possono nella continuità portare Umbertide ad essere amministrata con responsabilità, con lealtà, con coerenza e con molta serietà. C'è dietro di me una bella lista di persone che sono in grado di fare questo e sapranno aiutarmi in questo cammino. Credo anche che si tratti di scegliere, e non ci sono più alibi, fra una compagine democratica e una che comunque in questi mesi ha teso sempre a dividere la città, a contrapporla ed essere sempre disgregante. Quindi chiedo agli umbertidesi di non votare contro qualcosa ma per qualcosa, soprattutto per Umbertide. Ciao Luca. Il 10 giugno Luca Carizia ha ottenuto il 21,7% delle preferenze. Un commento sull'esito delle votazioni. Intanto ciao Valentina. Allora, il commento è breve e sintetico. È un risultato importante e storico per noi della coalizione centrodestra. E quindi vorrei ringraziare tutti gli elettori che mi hanno votato e che mi sono stati vicino. In vista del ballottaggio del 24 giugno, perché gli umbertidesi dovrebbero votare Luca Carizia? Anche qui cerco di essere sintetico e diretto, semplicemente perché è un uomo libero contro un sistema. Chi vuole Umbertide libera deve semplicemente votare me.